Eccoci, siamo live con Marina Caneve, che ringrazio per essere qui oggi e raccontarci un po' del suo bel lavoro da fotografa, dei suoi libri. E insomma, ci auguriamo che questa chiacchierata che faremo assieme a lei possa essere di ispirazione per chi ci vorrà seguire. Quindi, buonasera Marina e grazie intanto. Beh, buonasera a te Alessandro e grazie per l'invito. Mi fa piacere, insomma, essere qua a scambiare qualche considerazione su dei temi a me cari fondamentalmente. Da dove vogliamo partire? Da dove vogliamo partire? Allora, partiamo da una fotografia. Eccoci. Che è questa foto che mi hai mandato. Come? Un fuori tema. Un fuoritema, esatto. Partiamo dal fuoritema. Ti spiego che Esatto. quella fotografia è in realtà una parte dei libri che io ho della casa editrice FW, che è la casa editrice che ha pubblicato anche il mio libro Are They Rocks or Clouds? Ma in realtà ho scelto di inserirla, diciamo che la collezione è composta in realtà da più fotografie, no? Che poi mettono insieme tutti questi libri che hanno un legame non solo per casa editrice o designer, ma proprio anche per strutture, non sempre per contenuto, ma per struttura o contenuto. Diciamo, ci sono sempre delle. È come se fosse una costellazione, no? Di relazioni. Ok. Tiene insieme la casa editrice, però in questo caso specifico, in maniera un po' anche se vuoi intuitiva, avevo messo vicino al mio libro degli altri libri che hanno a che vedere uno con la montagna, in parte in realtà, che è il lavoro di Drew Nikonowitz, Ok. e che in realtà è un lavoro sull'immagine. Sulla percezione dell'immagine, lo stereotipo, la destrutturalizzazione, parola molto difficile per me, dello stereotipo in cui compare anche molta montagna. E è un lavoro in realtà sul paesaggio in generale. Nasce come lavoro sul paesaggio americano, poi quando Drew è venuto a fabbrica per una residenza di un anno si è focalizzato molto sulla montagna, quindi diciamo ha senso in questa introduzione al mio lavoro. E poi c'è un saggio di Tako Heidebacker, The Photograph That Took a Place of a Mountain, e quindi la fotografia che ha preso il posto di una montagna, che in realtà non è un libro che parla di montagna, ma è un libro che parla di fotografia. Che ha molto a che vedere con il mio lavoro, perché Tako ha scritto uno dei testi del mio lavoro, in cui parla proprio della fotografia, in realtà. E poi ha scritto anche il testo di un altro mio lavoro, che è un libro, una pubblicazione edita da EPUM, che diciamo riassume il lavoro che la commissione che ho fatto nel 2018 per Cavallino Tre Porti Fotografia, che è un progetto molto bello di cui avete parlato anche super brevemente con Filippo Romano nella prima diretta. E quindi diciamo mi piaceva questa costellazione di relazioni tra le cose. E poi c'è un altro libro che per me è molto importante, che è The Edges of the Experiment, The Construction of the American Landscape, che è un libro meraviglioso di Marie José Jungerius, dove si parla in realtà si parla di paesaggio americano, ma in realtà soprattutto si parla di come nasce la nostra idea di paesaggio. E per questo se vuoi, si avvicina molto alla mia idea di sguardo sul paesaggio. Quindi, diciamo, questa immagine qua te l'ho voluta mandare anche un pochino per raccontarti il mio modo di lavorare, le mie influenze, ma anche le persone, le figure che hanno collaborato o che mi hanno influenzato in qualche modo. Chiaro che non sono le uniche, e diciamo, sono accomunate soprattutto per la relazione. Questa casa editrice, ma insomma, sono state e sono molto interessanti per me. Invece, questa cosa che stai mostrando è un altro Esatto, libro che cos'è? che risale ormai al 2016,
E mi sembra di averlo fatto ieri, e invece sono passati tanti anni ormai. Adwalk Mountain è la pubblicazione del progetto Calamita. Calamita è Calamita Calamità in realtà. È un progetto che ho iniziato con Giampaolo Arena nel 2013, subito dopo essermi laureata in architettura. Ti racconto un aneddoto che non Vai. è spesso in realtà raccontato, ma è una cosa molto umana più che puramente fotografica. Ma quando io ho deciso di laurearmi, cioè quando nel momento in cui mi dovevo laureare, ho deciso di fare una tesi che si focalizzasse sull'uso della fotografia nell'analisi urbane. Io mi laureavo alla facoltà di architettura comunque. In quel momento vivevo a Parigi dove avevo studiato dove avevo passato il mio ultimo anno di università, avevo studiato e avevo vagliato varie ipotesi di luoghi in cui mi sarebbe piaciuto sviluppare poi questa indagine, no? O meglio, cercare di tracciare la struttura di una sperimentazione sul paesaggio. E alla fine ho deciso di lavorare nella periferia nord di Parigi, in un caso che mi pareva particolarmente interessante, dove ho sviluppato il progetto un chilometro. Però discutendo con il grafico nello studio di Venezia, dove avevo lavorato durante il mio quarto anno di università, che è lo studio Tapiro, all'epoca era di Pescolderung e Camplani, ora purtroppo solo di Pescolderung. Però Gigi Pescolderung mi disse: "Ma sai, tu che sei bellunese, potresti fare un lavoro sul Vajont. Non se ne è mai parlato tanto, è un tema tutto da esplorare, nel senso non se ne è mai parlato tanto nell'ambito delle arti visive, naturalmente si intenda. È un peccato che un tema di questo tipo sia così lasciato in disparte, quindi in realtà mi ha messo come una sorta di pulce nell'orecchio. Ho deciso di non farlo come tesi di laurea, ma diciamo mi è rimasta la voglia, se vuoi, di portare avanti questo suo suggerimento. Io non so neanche se lui lo sa in realtà che questo progetto è nato un pochino per merito anche suo. Quindi te lo sto dicendo proprio in anteprima, in qualche modo, no? Bene. E quindi diciamo, poi mi sono laureata con Guido Guidi come relatore e successivamente avevo voglia di fare nuove esperienze con autori molto diversi da Guido e mi sono iscritta a un workshop di Landscape Stories dove il docente era Raymond Bauda, che è un fotografo olandese straordinario, che lavora con il paesaggio, ma soprattutto con un paesaggio molto umano, e che ha fatto un lavoro meraviglioso sulle scuole, pri da prima in Olanda, che poi è diventato un progetto europeo. E in quel caso, poi, durante il laboratorio, tra l'altro parentesi, poi io sono diventata assistente di Raymond quando vivevo in Olanda, quindi diciamo, c'è stata tutta una serie di diciamo situazioni che sono così collegate. E ho proposto comunque alla fine di quel laboratorio a Giampaolo di fare un progetto sul Vajont, però di fare un progetto, mi piaceva l'idea di fare un progetto un po' ambizioso, non lo so, forse ero spinta anche dall'entusiasmo che si ha all'inizio della carriera, no? Perché poi di fatto era veramente l'inizio della mia carriera. Da lì Giampaolo ha accettato con entusiasmo e da lì è nato Calamita, dove essenzialmente quello che abbiamo fatto in maniera molto semplice è stato di invitare una serie di autori, non solo fotografi, ma anche urbanisti, musicisti, videoartisti, poeti, insomma varie figure, a venire sul Vajont e a sviluppare degli incipiti di progetti. E parallelamente abbiamo cominciato a fare delle interviste che poi sono presenti nel libro. Il libro è composto da tre, in realtà, libri, tutti e tre rilegati insieme. E diciamo, qui c'è un libro, il primo è una parte di. È strano perché sono tre libri in un libro, ma
e quindi è difficile da definire, però nel primo si racconta, è un po' difficile da tenere in mano, perdonatemi, si racconta della nostra visione del paesaggio, del Vajont, quindi diciamo è una parte di un progetto più legata anche alla storia, se vuoi, no? Anche con dei dati, delle informazioni, c'è un testo di un geologo, che poi è il geologo che ha scritto anche il testo del mio libro, con cui ho collaborato, che mi ha aiutato insomma molto nello sviluppo del progetto. E poi c'è il blocco principale e un altro blocco, che è il blocco legato, diciamo, dedicato alle interviste, che noi abbiamo pensato come delle sorte di finestre sul mondo, no? Che a partire dai temi del Vajont andassero però a esplorare delle situazioni altre e a darci dei punti di vista diversi su temi però simili o che abbiano a che vedere con le stesse problematiche. Quindi diciamo che, se vuoi, quello che io trovo particolarmente bello di Calamita non è solo questo fatto di aver preso un gruppo di autori bravissimi che hanno fatto delle cose meravigliose in un luogo specifico, ma è anche la potenzialità di potersi sempre reinventare, no? Sì. Cioè, un progetto che ha un'anima strettamente legata al Vajont, ma è molto ampio al tempo Ok, stesso. ma peraltro vengono fuori una serie come dire, di elementi che poi ritrovo, probabilmente ritroviamo negli altri lavori, anche in altri lavori, cioè la presenza di apporti multidisciplinari, per esempio, quindi l'intervento appunto troveremo. Anche nel libro, e poi questo amore per la montagna. Ora stavo guardando il telefono per verificare che fosse qui che avevo visto questa cosa, perché nel tuo contatto WhatsApp ci sono tre triangolini verso l'alto che mi ricordano un po' il profilo delle montagne. Non so se Quello in realtà, ci ho azzeccato o meno. Insomma, quindi. quello della comunicazione tra me e Taco quando si parla di montagna. Quindi assolutamente hai colto la cosa. Diciamo che allora non mi sono occupata solo di montagna, e spero nella vita di non occuparmi solo di montagna, nonostante la Certo. montagna sia passata più e più volte. O meglio, la mia strada e quella della montagna si siano incrociate più e più volte. Detto questo, naturalmente, io penso che, sai, un fotografo comunque in qualche modo sia legato, se vuoi, a tre modi di vedere le cose, no? E questo non lo dico io, ma lo prendo in realtà da una citazione che amo molto di Robert Adams, no? Poi parla della fotografia di paesaggio, dice che è costituita da tre tipi di verità, no? La verità autobiografica, quella metaforica e quella geografica, no? E se vuoi, in questi lavori qui c'è questo legame strettamente autobiografico con un luogo e, se vuoi, con delle storie, perché alla fine, non lo so, tendo sempre a ricondurre questi progetti poi a dei piccoli input che sono stati delle esperienze personali, no? Sono sempre stata molto curiosa di farmi raccontare delle storie. E ho avuto una famiglia anche molto brava in questo, no? Mi hanno sempre raccontato delle storie molto curiose che mi sarò fatta raccontare milioni di volte. E anche nel caso del Vajont, sia Calamita, sia nel caso del Vajont, sia nel caso di The Rocks or Clouds, c'è questo legame con un racconto, no? Che mi ha fatto venire un'idea. L'idea ha sempre, se vuoi, a che vedere con un interesse per la vulnerabilità umana, no? Quindi con le cose che ci rendono fragili o che non riusciamo a capire bene e per cui ci mettono in una posizione di non poterle gestire bene. E quindi, se vuoi, sì, è la montagna come potrebbero essere tante altre cose, no? Nel senso. Poi sono stata anche un po' sfortunata nell'essere fortunata, nel senso che l'anno scorso ho vinto questo bando
per realizzare un progetto per il Museo della Montagna di Torino, quindi di nuovo ho fatto un lavoro sulla montagna, sono stato un curatore con cui stavo lavorando per un altro progetto di architettura che mi ha scherzosamente mi ha detto non diventerai mica quella della montagna. Cioè, è chiaro che la montagna è solo una delle cose, però nella montagna sono contenuti un sacco di stereotipi, che secondo me sono molto interessanti e sono anche molto interessanti se poi da tentare di analizzare e scardinare in qualche maniera e poi ricostituire. Certo, Quindi, il lavoro sullo stereotipo è molto interessante. Peraltro, avevo proprio segnato da una tua intervista il passaggio in cui parlavi di Guidi, che racconta di Cosimo De Medici, che afferma che ogni pittore dipinge se stesso, e poi da lì ti ricollegavi un po' appunto al discorso di Ansel Adams che hai appena citato. Quindi super interessante. Ecco, comunque mi aveva colpito, l'avevo proprio selezionato per parlarne con te, quindi mi hai preceduto. no, mi fa piacere, è qualcosa di molto conosciuto naturalmente, però penso che comunque sia, non lo so, anche quando lavoro con gli studenti al master, è una cosa che tendo a utilizzare molto, no? Il fatto di chiedergli dove stanno loro, no? Dov'è loro, cioè, perché un dato progetto devono proprio essere loro a farlo? Perché devi essere tu e non un'altra persona, Certo. no? E perché poi a quel punto, in quel luogo, in quel momento, insomma, in quel modo. Ma è E una cosa poi che mi. ha un po' a che fare anche con, cioè, cambiando completamente, diciamo, stile fotografico, tra virgolette, autore, più che altro, D'Agata, Antoine D'Agata, dice che è bene che ciascun autore si concentri sulle proprie ossessioni, da una parte, e dall'altra dice che l'unico modo di essere davvero, come dire, un autore interessante che dice qualcosa di utile, eccetera, è raccontare la propria vita di fatto, no? Quindi metterci, come diciamo prima, qualcosa di autobiografico, ecco. È uno stile, è un modo di fotografare completamente diverso, però credo che comunque ecco, queste sue idee abbiano a che fare un po' con quello che stiamo dicendo oggi. Che poi io dico sempre ai Ma miei sai, studenti, ti dico dimmi quest'ultima cosa pure. e poi ti lascio la parola. Dico sempre ai miei studenti che quando si fa fotografia bisogna dedicarsi a qualcosa che davvero ci interessa, perché nel momento in cui ci limitiamo a degli esercizi di stile, chiaramente quel lavoro non interessa a nessuno, mentre invece se qualcosa davvero ci piace, ci ossessiona, come dire, su un progetto non ci dormiamo la notte e così via, e questo accade quando stiamo parlando di qualcosa appunto di autobiografico, per esempio, ecco, nel momento in cui facciamo un lavoro a cui teniamo davvero, quel lavoro sicuramente sarà un lavoro valido, sarà un lavoro che poi avrà anche dei riconoscimenti altrui, ecco. Dimmi. No, io sono assolutamente. Ecco, È cascato ho giù. fatto cadere. No, sono assolutamente d'accordo con te. E in realtà a me piace. La fotografia mi appassiona, mi appassionano molti stili, molti tipi di progetti. Devo dire, non amo, se vuoi, guardare solo quello che rispecchia il mio modo di fare, anzi, quindi in realtà il riferimento ad Antoine Dagatà lo trovo molto pertinente e assolutamente, in realtà sarei molto curiosa di sapere di più del suo lavoro o meglio, di conoscere meglio la sua modalità, di poter qualche volta, perché no, anche sperimentarla, no? Nel senso che penso che questo tipo di approccio ti permetta di anche. Se vuoi fare dei passi avanti nel tuo modo di fare, quello che penso è che un lavoro non può essere solo autobiografico, però deve esserci questa, come dicevi tu, questa forte componente che ti spinge a, nel senso che altrimenti è difficile lavorare, no? È difficile fare progetti, è faticoso, implica energie, implica anche investimenti, implica. A un certo punto forse anche della ricerca fondi o una ricerca di Sì. un modo per fare le cose, no? Nel senso che devi essere fortemente motivato, ma io credo che per essere anche un fotografo inteso, insomma un autore, devi essere ossessionato dal tuo lavoro, altrimenti è impossibile.
Certo. Tu poco fa però hai detto che parti sempre da un racconto, o comunque ti è capitato di partire da dei racconti, ma mi sembra che anche qui ci sia più che altro forse un detto che sta alla base di questo lavoro. Questo è un lavoro in realtà che è tutto in divenire, nel senso che è in qualche modo concluso, ma potrebbe durare per sempre. È il lavoro che ho fatto per la commissione del Museo della Montagna di Torino, curato da Veronica e Gian Gavino Pazzola. Per la mostra che si intitola Qui c'è un mondo fantastico, che fa un chiaro riferimento ad Heidi, no? Era Esatto. la richiesta era quella di essenzialmente in qualche modo decolonizzare lo stereotipo della montagna. Il problema per me è che se vuoi ho sempre cercato di guardare la montagna, ma la guardo in maniera disincantata, nel senso che in qualche modo sono abituata al paesaggio di montagna, quindi sì, naturalmente ne riconosco la straordinarietà, ma se vuoi ho più familiarità con il guardarlo come se fosse un altro luogo, no? Come se fosse una città o semplicemente un paesaggio. E, il titolo del progetto è Anthrocyanin Lupo, quindi tra cane e lupo, che è un modo di dire che in realtà è un modo di dire francese, ma che in realtà ha origini latine. Che si usa per dire, per parlare di quell'ora del giorno, in cui è difficile riconoscere un cane da un lupo, quindi diciamo il tramonto essenzialmente, o l'alba se vuoi. Però secondo me era un titolo interessante perché raccontava molto del mio progetto, no? Del cercare di capire effettivamente quale stereotipo decolonizzare, perché effettivamente esistono. Non esiste un solo stereotipo della montagna, anche se poi il titolo della mostra generale è Qui c'è un mondo fantastico. Quindi, sai, mi sono. All'inizio anch'io avevo quest'idea che nell'archivio del museo. Il museo, se vuoi, l'archivio del museo è stato fondato dal CAI, quindi tutte le prime immagini appartenevano a dei soci del CAI che magari. Non sempre, però magari erano degli appassionati di fotografia più che degli autori, anche se poi ci sono dei materiali straordinari di alcune figure che veramente possono essere e sono reputate effettivamente degli autori. Però mi ero fatta quest'idea che ci fossero più dei materiali legati a questo immaginario bucolico, invece poi anche chiedendo di poter consultare materiali diversi e vedere diversi fondi nell'archivio. In base delle tematiche che mi potevano interessare, come quelle delle catastrofi, come quelle dell'utilizzo del ritratto, insomma, c'erano delle cose che avevo chiesto di poter vedere, no? E subito ho realizzato che effettivamente era così come pensavo io, cioè era diverso da come pensavo io, ma così come l'avevo studiato, così come l'avevo sperimentato, non era lo stereotipo, in realtà non è solo lo stereotipo della montagna bucolica, ma in realtà ci sono tutta una serie di stereotipi, lo stereotipo della montagna che fa paura, per esempio, che è un'immagine più legata, se vuoi, all'attitudine del Settecento rispetto al paesaggio. Oh, non lo so, c'è in Are They Rocks or Clouds, nel breve saggio di Emiliano Oddone, alla fine Emiliano racconta dei Croderes, che sono delle figure mitologiche, delle figure elittiche, che in realtà tiravano le pietre alle persone da in cima alle montagne perché si comportavano male. Insomma, diciamo, è in realtà uno stereotipo molto, molto comune, anche quello della montagna pericolosa. Certo. Quindi, insomma, quello che trovavo veramente complicato era utilizzare, se vuoi, uno stereotipo per scavallare un altro stereotipo, perché poi di questo si stava. Cioè, di questo poi si parla, no? Nel senso che qual è lo stereotipo da decolonizzare?
E quindi, diciamo, ho cominciato a mettere insieme dei tasselli che potessero andare a raccontare qualcosa di questo modo cioè del modo in cui noi in realtà ci approcciamo e approcciamo al paesaggio attraverso e a causa della nostra conoscenza del paesaggio. Diciamo che il tema, la questione della conoscenza è qualcosa che mi interessa molto e a cui sono molto legata, anche nel caso di Are They Rocks or Clouds. In realtà, per me la questione di come noi guardiamo il paesaggio è quasi, non dico più importante del tema stesso, ma è equamente importante, nel senso che diciamo che non voglio mai essere guidata da una supponenza nei confronti del tema che sto affrontando, perciò tento sempre di approcciarmi con diverse modalità, no? Di leggere il paesaggio, nel caso specifico di Are They Rocks or Clouds che stai mostrando. Ho lavorato con un geologo, con un antropologo, con le popolazioni locali, proprio perché mi interessa avere accesso a diversi punti di vista sul tema. Quindi, per esempio, il geologo Emiliano Olone mi ha dato l'opportunità, se vuoi, di capire come si guarda il paesaggio dal punto di vista scientifico, quindi come si capisce dove stanno le criticità del paesaggio. Mentre anche ugualmente importanti e interessanti per me sono invece i racconti vernacolari, no? Degli abitanti dei luoghi che, se vuoi, vanno ad arricchire, ma arricchire anche in senso positivo egualmente importante, perché comunque sono basati su una conoscenza che è la conoscenza esperienziale di cui parla Annibale Salza, l'antropologo che ha scritto l'altro testo. Quindi, diciamo, mi interessa sempre questo modo di guardare i temi. E naturalmente nel caso del Museo Montagna si parla di montagna in senso esteso, quindi una cosa estremamente ampia, no? E tra l'altro ho scelto anche un luogo in realtà dove andare a fotografare, che è stato il Monte Cervino, perché pensavo, ho voluto, se vuoi, prendere la montagna più iconica. In assoluto, io credo che chiunque saprebbe riconoscere il Monte Cervino proprio per la sua forma, no? A triangolo e per quanto è stato utilizzato anche nella pubblicità, insomma, è una montagna fortemente rappresentata. La cosa divertente è che in realtà io ho lavorato nell'archivio del museo e nel Monte Cervino, però nel Monte Cervino, prima di tutto, senza mai fotografarlo in sé, per sé, nella sua forma triangolare, quindi nella sua forma anche, se vuoi, di archetipo, no? Ma poi ci ho lavorato oltretutto sul versante italiano, che è in realtà il versante meno famoso. Il versante quello più famoso in realtà è il versante svizzero. Svizzero, sì. Quindi questo è solo un dettaglio. Poi una cosa molto interessante è che nel progetto poi abbiamo individuato insieme a Veronica Lisino, la conservatrice dell'archivio, una serie di fotografie di montagne nel mondo che in realtà sono chiamate il Cervino di tal luogo. Quindi diciamo, ho veramente usato la cosa più iconica che si poteva usare, no? Ho scoperto che in realtà ci sono decine di montagne che vengono chiamate il Cervino di, ma come succede in realtà con Venezia? Nel senso che poi mi ricordo quando vivevo a Parigi e ero solita con il mio coinquilino andare la domenica fuori zona 5. La zona 5, in realtà Parigi era costituita da delle zone di linea di metro, no? E la prima. La 1 e la zona 2, se non sbaglio, stanno dentro la linea della metro, poi comincia l'aereo R e poi insomma si esce sempre di più. E fuori zona 5 in realtà è campagna. E ricordo che siamo andati in almeno un paio di città che in realtà erano chiamate la Venezia lì. Quindi è una cosa in realtà molto usuale, che però si usa solo con le forme strettamente iconiche. Ritorna un po' il concetto dello stereotipo, no? Sì, assolutamente.
Però sempre, sai, se vuoi, lo cerco di guardare in maniera più disincantata possibile, anche più autentica, no? Cercando delle cose che potendomi confrontare con dei temi, se vuoi, problematici, nel senso che nel caso del Museo Montagna, ma come anche in Hard Rock Sur Clouds, entra in maniera molto soft, perché questo è il mio modo di pormi, in maniera molto delicata, entra comunque il tema della morte, il tema della catastrofe, entrano dei temi, se vuoi, anche che ci mettono molto in difficoltà e su cui, non lo so, a volte si bypassa di discutere, di parlare, no? Sì, ma E a peraltro me c'è una cosa, vabbè, che forse c'entra poco, forse no, però il fatto trovo interessante, al solito, insomma, io ti interrompo ogni tanto, dico delle cose che magari per qualcuno potranno essere banali, ma penso che possano essere utili, ecco, a qualcun altro che invece ha un livello ancora più, diciamo, iniziale, no? Che si sta avvicinando alla fotografia. Stavo dicendo, ci sono... È come se ciascun autore trovasse una maniera diversa per ispirarsi quando sviluppa dei progetti. Mi viene in mente Alex Webb che quando va in un luogo legge dei romanzi di quel luogo, o penso per esempio a Filippo che è il più grande conoscitore dei media calabresi di tutta Italia, probabilmente, cioè sa più cose lui dei nostri media rispetto a quanto non ne sappia io o qualsiasi altro calabrese. Quindi perché quando viene qua, oltre a fare mille altre cose, a leggere libri, eccetera, però si compra sempre la Gazzetta del Sud, poi visita il sito web appunto locale. Quindi comunque ognuno in qualche modo trova una maniera per ispirarsi ed è interessante anche appunto il tuo approccio che, come dicevamo prima, è multidisciplinare, quindi ti affianchi con un geologo, con un antropologo e tutto questo poi serve a riuscire ad andare in profondità, credo, può essere. sì, sì, se vuoi sì. Poi non lo so, io sono, ti ripeto, sono curiosa e mi piace, mi interessa, no, capire effettivamente come le cose sono viste e vissute da diversi punti di vista, ma anche perché proprio mi interessano le loro opinioni. Perché penso che, sai, il mio lavoro non è descrittivo di niente di quello che queste persone mi hanno raccontato, però è fortemente influenzato da questo approccio, no? E forse senza il loro supporto certe cose io non le avrei viste da sola. Cioè, penso che ci sia sempre un connubio tra osservazione, intuizione e poi invece quello che puoi andare a, sì, di nuovo intuire, però intuire grazie a, che poi Certo. alla fine è strettamente legato alla nostra conoscenza di base, alla nostra esperienza del mondo, no? Che è strettamente legato in realtà alla società occidentale. Se fossimo degli orientali sarebbe sicuramente diverso. Ieri ascoltavo una lezione di semiotica dove la docente diceva: ci sono gli Inuit hanno 99 modi di dire neve, no? E noi ne abbiamo uno solo. E questi 99 modi coincidono con 99 diverse sfaccettature della neve, e naturalmente questo ha a che vedere con la cultura da cui provieni. Quindi Assolutamente. penso che anche l'approccio interdisciplinare sia interessante perché va ad ampliare questa visione. Certo, però è un po' come se tu acquisissi tutta una serie di informazioni che poi però lasci riposare per gestirle in maniera più istintiva, cioè e non didascalica, ecco, questo intendo dire. Cioè ti lasci ispirare senza però raccontare anche con le fotografie quello che si può leggere nell'articolo di un antropologo, nell'articolo di un geologo, eccetera. Questo è l'aspetto anche importante, che i vari apporti, come dire, creino un quadro complessivo molto interessante e variegato. Non deve mai essere accessoria. Esatto. È una cosa a cui tengo molto, nel senso che la fotografia è un linguaggio autonomo e non funziona come descrizione di un testo, no? Esatto. Ma funziona con delle regole ben precise. Poi, alle volte, come nell'immagine che stai mostrando, sono anche un po' provocatorie.
digitali. E questa immagine in realtà è una fotografia, ma è anche un still da un video che ho realizzato insieme ad Are They Rocks or Clouds. E in realtà è un'idea, no, che mi è venuta per rappresentare, per dare le suggestioni della struttura scientifica di una frase. In realtà non ha niente di scientifico, è semplicemente una bottiglia in una situazione di equilibrio precario con all'interno degli elementi fondamentali della montagna, la roccia e l'acqua, che hanno molto a che vedere con il rischio idrogeologico, ma che non sono le uniche, però è fatta in maniera un po' artigianale, se vuoi, in maniera un po', sì, artigianale direi, come richiamo a quest'idea, se vuoi, di rapporto con l'umano, perché poi alla fine tutto il progetto, Are They Rocks or Clouds, è un progetto sul rischio idrogeologico, no? Però è un rapporto in realtà. Scusami, è un progetto sul nostro rapporto con il rischio, quindi con il fatto che noi siamo vulnerabili, no? E quindi sulla prospettiva umana. Cioè, mi interessa molto il casalingo, ci sono molti ritratti di abitanti all'interno delle loro case, perché mi interessa il fatto che questo problema è un problema per chi vive i luoghi. E qui, se vuoi, si può parlare della differenza tra il concetto di rischio e il concetto di pericolo, nel senso che il pericolo è un concetto legato a degli eventi o a una frequentazione occasionale, per esempio, all'andare in montagna, al camminare per arrivare alla cima, no? Lì c'è la situazione di pericolo. Mentre il rischio è legato a un vivere costante, i luoghi. Quindi diciamo il progetto va in quella direzione lì e ci sono tanti elementi che te lo vanno a raccontare. Ma esatto, partiamo perché noi in un certo senso siamo partiti dalla fine, cioè abbiamo dato per scontato che tutti quanti conoscessero il progetto. Io in effetti ho il libro, l'ho sfogliato, mi è piaciuto, poi l'ho risfogliato, poi ancora devo leggere bene tutto, però probabilmente il caso appena Marina ritorna, si racconti Avevo un preso il po'. cavetto perché Esatto, ma lo immaginavo. abbiamo avuto un piccolo problema tecnico. Esatto, abbiamo fatto anche un po' di ritardo proprio a causa di Siamo? questo problemino tecnico, ma ci siamo. E dicevo, forse è il caso che Marina racconti un po' della genesi di questo progetto, qual è il contenuto anche di Are They Rocks or Clouds? Vediamo se c'è. Ti abbiamo un po' perso, Marina, ci sei? Senti? Ok, Sì? Ok, vai. allora, Are They Rocks or Clouds è un progetto, come ho detto, no? È un progetto sul rischio idrogeologico dal punto di vista però di chi vive i luoghi. A livello di forma, nasce come libro e poi è diventato anche più volte installazione, però nasce come libro e a livello di forma parte da una sequenza di immagini storiche che mostrano effettivamente il problema quando accade, no? Come si presenta questa situazione, che cos'è questo rischio idrogeologico attraverso gli effetti, no? Quindi si mostra poi il risultato. Questa selezione di immagini in realtà deriva da una mia ricerca che mi ha portato a collezionare circa 4.000 immagini, dalle 4.000 alle 5.000, che ho trovato in archivi privati, proprio perché mi interessava vedere come gli abitanti usassero la fotografia, potessero usare la fotografia in realtà per fare qualcosa di molto di molto umano, no? Di qualcosa di molto anche pratico, ovvero rappresentare il loro problema.
quando, nel momento in cui accadeva, volevo vedere che cosa fotografavano, no? Che cosa davano importanza. E se vuoi, non mi interessavano tanto le immagini della press quanto queste immagini, perché mi davano l'opportunità di confrontarmi con delle immagini, se vuoi, anche senza nessuna pretesa di essere immagini artistiche. Quindi c'è tutta questa produzione, che sono le fotografie in bianco e nero con una leggera grana, che porta dentro all'idea, mostra effettivamente, sono in alcuni casi abbastanza forti, devo dire. E poi da un certo punto invece cominciano le immagini a colori, le immagini che io formalmente ho scattato, anche se onestamente ritengo che tutto il mio lavoro sia il mio lavoro, nel senso che Chiaro. poi c'è un atto di riappropriazione nei confronti anche delle immagini d'archivio che sta soprattutto nel ridare senso e utilizzarle con un nuovo significato, no? E proprio qui tu mostri, no, l'ultima immagine della sequenza in bianco e nero e la prima dove si introduce la sequenza a colori, no? Dove il paesaggio contemporaneo va ad inglobare o a dialogare con quello storico. Che poi è Ok. curioso, nel senso che il fatto che le immagini siano, non c'è scritto da nessuna parte, no? Che le immagini sono in realtà delle immagini d'archivio e che, come si può dire, sono delle immagini storiche, ma in realtà il solo fatto o il solo, la sola estetica di quelle immagini in realtà ti fa già percepire che si tratta di qualche cosa di storico, no? Certo. Ed è curioso se come ragionamento sull'immagine, per avere proprio questa immagine, l'ultima, quella con il Signore in mezzo ai detriti della frana nel greto del fiume, in realtà è un'immagine di pochi anni fa. Quindi è interessante per me come l'aspetto di un'immagine poi ne determini il significato su di noi. E comunque, per tornare a noi, poi appunto si introduce tutto questo discorso sul paesaggio contemporaneo che si sviluppa dopo in una sequenza dove queste immagini si sovrappongono, se vuoi, di volta in volta come se fossero sempre tolte da una pila di immagini, no? Ok, E sì, infatti è questo fa curioso, la prima chiaramente. volta che ora faccio una battuta stupida, però la prima volta che uno lo prende in mano dice, caspita, hanno fatto un errore di stampa, poi guarda meglio, dice, no, cavolo, chissà che cosa avrà voluto dire Marina. Ora, per chi non ha il libro per sfogliarlo in mano, battute a parte, su ogni pagina noi troviamo praticamente la foto della pagina precedente, sopra la quale, come in un livello successivo, viene appoggiata giusto la nuova fotografia, no? È come se ogni volta che sfogliamo il libro ci mettiamo una foto su questa pila di cui parlava Marina, giusto? Sì, esatto. E la cosa è arricchita a livello grafico da un leggero layer di trasparente, di vernice trasparente che sta sull'immagine che sta sopra di volta in volta. È molto leggero come effetto, non volevamo ottenere, sai, quell'effetto plasticoso della vernicetta, insomma, siamo capiti. Non volevamo ottenere questa cosa molto plastica, no? Volevamo che si vedesse appena. E io ho notato una cosa, mi piace molto perché in realtà si nota molto di più quando la luce è tenue. E se vuoi è come una chiusa sul mio labbro, no? Mi sento quasi sollevata del fatto che si veda di più quando la luce è tenue rispetto a quando sta in pieno sole, no? Ha molto a che vedere con il mio modo di guardare le cose. Naturalmente questo non era programmato, ma è un'osservazione che ho fatto solo successivamente. E comunque questa struttura in realtà non è un vezzo, ma in realtà nasce da proprio l'idea che sta alla base del progetto, ovvero che il fatto che in realtà le Dolomiti sono il progetto nasce nelle Dolomiti, questo non l'abbiamo detto. E le Dolomiti sono non sempre, ma nella maggior parte dei casi sono costruite da layer di roccia, no?
E spesso possiamo vedere questi layer di roccia e possiamo attraverso, diciamo, vedendo questi layer di roccia, possiamo intuire o comprendere la storia geologica della montagna. E quindi per questo motivo sono straordinarie, sono montagne incredibili, no? Però perché noi possiamo vedere i layer? Perché parte della montagna è crollata, perché ci sono stati dei crolli. E quindi diciamo c'è questo legame tra la bellezza di questo paesaggio, la straordinarietà di questo paesaggio, ma anche la sua fragilità. Quindi diciamo questa struttura fa riferimento alla natura della montagna. Certo. In questo senso è usata in questo modo. E naturalmente in qualche caso qualcuno potrebbe dirmi, ma sai, non dà giustizia alle immagini. Però in realtà secondo me sì, perché dà giustizia al lavoro, che non è la singola immagine, che naturalmente può essere presa e incorniciata e messa alla parete, può essere usata in quel modo, però all'interno di un libro, e in particolare di questo libro, per me deve funzionare così. Perché non ti deve raccontare, non deve fare eco a se stessa e alla propria, non so, non deve essere un'immagine vanitosa, no? Certo. Mi piace dirlo in questo modo qua. No? Sì, è bello, cioè, non deve essere un'immagine che guarda a se stessa, ma deve essere un'immagine che ti racconta il progetto. Questo è molto interessante Diciamo. nel Tutto senso. il libro intuito in qua. Esatto, e dicevo è molto interessante e credo che sia proprio, ecco, un bel messaggio da dare. Cioè, intanto, ripeto, sto dicendo una banalità, però è bene sempre capire quella che è la logica che sta alla base di un progetto fotografico e di un progetto di un fotolibro. Quindi in questo caso tu ci stai svelando alcuni aspetti che hanno fatto parte del processo creativo, delle motivazioni per le quali, no, hai fatto poi determinate scelte. E poi è molto bello quello che hai detto, cioè il fatto che non è la singola immagine che deve avere... Ti abbiamo forse perso un attimo, che deve avere importanza quanto ci sei. Ci sei, c'è qualche piccolo problema di connessione. Stavo tentando di caricare. Ci sono. Ci sei, perfetto. Mi Dicevo, senti? non è... Sì, perfetto. Non è la singola immagine quella che interessa, quella che Ok, importa, ma piuttosto, è tranquillissima. E la cosa importante è il progetto, è il racconto. Poi alla fine si tratta comunque di un racconto. E, peraltro, proprio oggi pomeriggio ho fatto per un gruppo di Confindustria qui locale un incontro sullo storytelling. Ho parlato di... appunto, creazione di sequenze, narrazione attraverso le immagini, e inizio sempre quel percorso lì con una frase di David Foster Wallace che parla comunque della vanità, no? E per questo ne sto parlando, della vanità, dell'insicurezza che lo scrittore, ma potremmo dire il fotografo, ha, e che quindi quando noi, diciamo, scriviamo un romanzo, un'opera, dobbiamo pensare di fare qualcosa che amiamo davvero, no? Ritornando anche al discorso di prima, perché poi in fondo il talento è come avere una penna che scrive piuttosto che una che non scrive. Bellissima questa frase. E poi mi vengono in mente a questo proposito anche molte frasi di Basilico, quando parla del narcisismo del fotografo, che bisogna metterlo da parte, che bisogna cercare di essere quasi, quasi trasparenti, quasi oggettivi, anche se sappiamo che non è possibile esserlo, ecco. Ma naturalmente poi noi tutti siamo affezionati alle nostre immagini, no? Perché questo sarebbe anche ingiusto dirlo, nel senso, comunque le immagini hanno un valore come immagini, però penso che soprattutto il libro sia un luogo dove invece il progetto deve prendere valore come progetto. Deve essere stato concepito in quel modo, però allora se non lo è.
È diverso, ma con questo non voglio dire che siano interessanti solo i libri iperdisegnati. Possono esserci anche dei libri in realtà molto semplici dove il progetto funziona solo come sequenza, per dire, no? Certo. Quindi dipende molto, secondo me. Però io amo sperimentare nei libri perché poi il mio modo di lavorare è sempre un po' così come dicevi tu, no? Interdisciplinare. Non mi viene la parola in italiano. Purtroppo ho abitato diversi anni all'estero e certe cose restano sempre un po' difficili. Sono abituata a dirle, no? In un altro modo, però è sempre multilayered, no? Ok, E, su più per livelli esempio, sarebbe, ok. non lo so, ti faccio un esempio di questo libro. Questo è il libro della Commissione per Cavallino Travolti, ma è molto più tradizionale, nel senso che poi ci sono le immagini su pagina, non so se si veda bene, però sono immagini su pagina bianca, è abbastanza tradizionale, no? Giusto per dare un'idea della struttura, però lo stesso, se vuoi, ritorna a questo pensiero, questa modalità legata a diversi tipi di sperimentazione. Cioè, di sperimentazione di osservazione in realtà. Per esempio, in questo caso c'è la memoria storica che compare ogni tot di pagine in un formato diverso con un'immagine full bleed, con un'immagine senza bordo bianco, stretta di paesaggio che ti va a raccontare vari. Ecco, lo stai mostrando anche tu, che ti va a raccontare vari elementi della storia che ha costituito quel luogo, no? All'interno della quale poi io ho dato tutta la mia interpretazione, il mio rapporto con i ragazzi, insomma. È un progetto che Ok. mi è molto caro e che in realtà ha riportato alla luce proprio in questo periodo per una mostra che è in corso, è una mostra open air, super interessante, curata da Daniele De Luigi e Ilaria Campioli a Reggio Emilia, che hanno deciso in qualche modo di riappropriarsi degli spazi pubblici della città e hanno invitato 11 artisti che abbiano avuto a che vedere con Giovane Fotografia Europea, che io ho vinto nel 2018 con Art dei Rockstar Clouds, e ci hanno chiesto di pensare una proposta con delle immagini non necessariamente scattate in questo periodo di, insomma, di vita un po' particolare, però avessero a che vedere con il nostro punto di vista. Io ho scelto di vedere le immagini da questo progetto e altre immagini, insomma, che abbiano a che vedere con il concetto, con l'idea di equilibrio. Proprio per andare a raccontare qualcosa di questa generazione che si va formando. E questo libro in realtà nella sua forma e nei suoi sei brevi saggi di Tacco, i Debunker, proprio parla di questa questione del rapporto che abbiamo con l'ambiente e in particolare, se vuoi, di questa generazione che sta formando il proprio carattere, il proprio essere e trovando il proprio equilibrio nel rapporto con l'ambiente, no? Chiedendosi quale sarà il futuro di questi luoghi, no? In maniera anche un po', se vuoi, un po' critica. Nel caso specifico, vabbè, il progetto è realizzato a Cavallino Traporti, che è una lingua di terra. È molto interessante perché è una lingua di terra di fronte a Venezia, divisa in due da una strada che è una sorta di linea di una diretta, una sorta di linea retta. Però quello che è veramente interessante è che da un lato si affaccia sul mare Adriatico e dall'altro invece si affaccia sulla laguna di Venezia, quindi su acqua dolce e acqua salata, no? E questi due facci determinano anche un uso del paesaggio diverso, nel senso che nel lato che si affaccia sul mare Adriatico in realtà c'è un'economia prettamente legata ai campeggi, quindi al turismo, e quindi il paesaggio è proprio connotato da questa presenza importante dei campeggi.
valore architetto urbano, e dall'altro invece si costruisce intorno all'economia storicamente legata alle coltivazioni, ma insomma anche in fase di quotazione, ma estremamente diversa. E i ragazzi Ti sei un po' sono i bloccata, ragazzi, Marina? sono ragazzi di Cavallino, ragazzi che vanno a cavare le ferie, però in realtà sono tutto ruota intorno a questo discorso e a questa Marina, ti abbiamo un po' perso. Ci sei? Marina. Oggi giornata di Se vuoi problematiche tecniche. preoccupazione per quello che sarà il futuro di questi luoghi. Mi senti, Marina? No, è andata via Marina, caspita. Vi chiedo di pazientare solo un attimo. La provo a sentire telefonicamente. Anzi, le scrivo così lei intanto si ricollega. C'è qualche problema oggi di connessione e noi. Niente, non ricevi messaggi, provo a sentire. Un attimo al telefono in diretta. Benvenuta nel servizio. Eccola, forse sta rientrando. Ok, tra un attimo dovrebbe avere di nuovo webcam e microfono. Marina, non sentiamo il tuo microfono, quindi dovresti riconnetterlo come hai fatto prima. Intanto, a proposito di Cavallino Tre Porti, dicevamo che è un comune in Veneto, e peraltro ha una storia molto particolare perché ogni anno c'è un lavoro commissionato a dei fotografi per raccontare sostanzialmente alcuni degli aspetti del luogo. Quindi a Cavallino Tre Porti hanno lavorato e realizzato libri Marina, ma anche Filippo Romano che abbiamo avuto qualche settimana fa, ma anche Guido Guidi, Olivo Barbieri e così via. Quindi tantissimi importanti autori della fotografia di paesaggio italiana si sono dedicati al racconto di questo luogo molto molto particolare che, come diceva Marina, si affaccia sulla laguna di Venezia da un lato e dall'altro lato sul mare Adriatico. Vediamo se Marina ritorna. No, evidentemente ha qualche problema di connessione. Quindi aspettiamo ancora un istante, cerchiamo di capire se riesce a ricollegarsi, anche perché avevamo praticamente terminato con il racconto e volevamo lasciare anche un po' di spazio alle domande. Siamo collegati da un'oretta, c'è già qualche domanda, quindi appena Marina rientra appunto, le sottoponiamo le vostre domande, intanto scrivetele e via via le gireremo a lei. E poi vi ricordo che questa stessa diretta, oltre a rimanere su Facebook, sarà anche disponibile, verrà caricata tra qualche giorno su YouTube, quindi potrete anche comunque ricondividerla anche all'esterno di Facebook, riguardarla comodamente se avete iniziato a guardarla in ritardo e così via. Allora, vediamo un attimino. Ancora niente, starà provando a ricollegarsi. Peraltro, mi veniva in mente a proposito di stereotipi, no? C'è un bellissimo libro di Paolo D'Angelo che si chiama Filosofia del paesaggio, in cui lui parla proprio del.
parla delle cartoline, quindi delle rappresentazioni del paesaggio, dei depliant turistici, delle cartoline, eccetera. E a proposito di queste rappresentazioni del paesaggio, dice che sono delle rappresentazioni che non ci fanno vedere nulla, perché ci mostrano soltanto quello che noi già crediamo di sapere, e invece di porci di fronte a delle immagini che in qualche maniera ci facciano interrogare, ci incuriosiscano, ci mostrano qualcosa che non conosciamo, qualcosa di nuovo. E quindi da questo punto di vista è molto molto interessante, ecco, l'approccio di Marina. Purtroppo non riusciamo ad averla, provo nuovamente a chiamarla, anche se di fatto così andando a rispondere. Ci sarà di connessione in generale. C'è intanto un'immagine di una la richiesta di Nicola, che chiedeva per Marina in merito alla metodologia progettuale. Nelle conversazioni con precedenti fotografi mi è parso di capire che ogni autore progetta e realizza il suo lavoro scegliendo due strade diverse, seguendo una previsualizzazione del lavoro cui segue la realizzazione o lasciandosi ispirare, contaminare da un'idea e lasciare, eccola, eccola, ce l'abbiamo fatta, fantastico, ti avevo appena, allora c'è una domanda per te, vai, sei entrata giusto in tempo per rispondere a questa domanda. Scusate di nuovo, allora. Ok, sto leggendo, eh? Sì. Ma cioè, la volta scorsa noi abbiamo avuto... Abbiamo avuto Giorgio Barrera, il quale a un certo punto ha detto una frase incredibile, no? Nel senso che forse Nicola si riferisce a quella. Cioè ha detto, io nel momento in cui ho pensato il progetto fotografico, ho già finito il lavoro, prima ancora, cioè la parte poi di realizzazione delle foto è veramente, no, la parte che mi preoccupa meno, al contrario quando ho dovuto scrivere il libro, eccetera, eccetera, eccetera. Però dici il tuo punto di vista. Ma nel mio caso è molto più difficile, nel senso che sì, io penso, è vero che si parte sempre da un'intuizione, però è vero anche che almeno io correggo il tiro lavorando, no? Perché anche lavorando sperimento delle cose, trovo delle modalità di fare le cose, e se vuoi il progetto si costruisce anche proprio nella fase di costruirlo, ma è un modo di lavorare forse un po' diverso. Forse Giorgio si riferiva anche a dei progetti più seriali, no? Dove, non so, per esempio penso al suo lavoro sulle finestre, che è veramente bello e mi piace molto, però dove in realtà lui ha trovato un modo di fare che ha ripetuto, no? Poi tutte le volte. È una cosa che alle volte funziona e alle volte funziona meno, ma penso anche per lui in realtà, e penso che non sia così, non lo so, poi magari mi sbaglio. Sto tentando di tenere il telefono fermo. Nel senso, penso che anche lui non sia così radicale in senso assoluto. Mi piace molto come statement, è un po' lo invidio, nel senso che ogni tanto mi piacerebbe essere più rigida nelle scelte, no? Invece sono più attratta da un approccio esplorativo, un approccio, se vuoi, anche in cui l'atto di fare il lavoro diventa il lavoro. Ok. Non so se ho risposto alla domanda. Sì, no, secondo me assolutamente hai risposto, e in più credo che sia
interessante notare come poi esistano strade diverse fra di loro per arrivare al medesimo risultato, che è realizzare un progetto nel caso specifico, o realizzare un fotolibro, insomma, comunque diverse metodologie che poi ti possono portare a... Ma d'altro canto, penso per esempio tu, appunto, hai studiato con guidi, no? C'è questa cosa che... Cioè, normalmente un fotografo di reportage, diciamo, no? Che ha quell'impostazione lì, ma non solo di reportage, stiamo usando uno stereotipo a nostra volta in questo momento. Mentre scatta la fotografia, si avvicina, si sposta un po', quindi cerca in qualche modo la fotografia migliore. E quella è una fase di ricerca che poi verrà raffinata nel momento in cui farà l'editing delle fotografie, nel momento in cui le selezionerà, eccetera. Mentre invece altri autori, come guidi, almeno da quello che ha raccontato a qualche talk al quale ero presente, nel momento in cui come dire, si mette col suo cavalletto, eccetera, cioè impiega magari anche 20 minuti prima di fare una fotografia, e addirittura è arrivato a dire che se lui scatta due foto simili, siccome ha dedicato la medesima cura nella realizzazione di entrambe le foto, hanno entrambe diritto a essere stampate. È un po' quasi la differenza che c'è tra, appunto, un fotografo di reportage, potremmo dire, è un pittore quasi, no? Cioè alcuni autori che hanno uno sguardo più meditativo, più lento, magari scelgono quest'altra via, però poi alla fine la cosa importante è il risultato, ecco, ognuno trova una maniera per realizzare le proprie fotografie, per realizzare i propri progetti, eccetera. Però io, diciamo, l'ho conosciuto davvero poco, Guido Guidi, tu invece penso che ci abbia avuto a che fare molto di più. È stato un rapporto in realtà particolare, è stato molto bello, nel senso che ho chiesto a Guido di farmi fare la tesi in un momento in cui in realtà io non avevo mai frequentato i suoi corsi, e quindi è stato molto, diciamo che col senno di poi, devo dire, è stato coraggioso ad accettare, anche perché so che non accetta spesso, adesso credo non accetti proprio più, ma all'epoca non accettava spesso dei tesisti, no? Tesisti poi suona veramente male, però poi... ma insomma il concetto è quello. E se vuoi, mi ha sempre dato dei consigli anche abbastanza sfuggevoli, però molto importanti, e se vuoi li riesco a capire molto più adesso che allora, no? Anche se poi il progetto, la tesi è andata molto bene, il progetto è un progetto che tuttora amo molto, su cui mi piacerebbe ritornare. Quindi diciamo è stata una figura importante in quel senso. Dopodiché, come ti dicevo all'inizio, raccontando l'aneddoto di Raymond Bauda, dopo aver frequentato il suo corso, però volevo vedere anche come lavoravano altri autori, proprio perché mi interessava, se vuoi, approfondire diverse modalità per trovare la mia, e non per, se vuoi, seguire in maniera religiosa invece il suo modo di lavorare, che amo molto e che apprezzo molto, però volevo trovare la mia strada, no? Assolutamente. E questo, lui è stato molto importante, come poi lo sono state altre figure, insomma Raymond, ma tra cui insomma molte altre. E lo so, lui è più religioso di me nei confronti della fotografia, io sono un po' meno religiosa, non so se questa posso riassumere il rapporto alle immagini. Poi magari un giorno deciderò anch'io di usare tutte le varie varianti che ho fatto della stessa immagine, perché ci ho dedicato, insomma, del tempo, dell'energia, perché sono importanti. Non lo so, in questo caso non era necessario. Certo. No, appunto, quello che dicevo è proprio che ciascuno poi trova una sua maniera per esprimersi, per riuscire a portare avanti i propri progetti, e poi è anche bello questo, che non esiste una sola regola, cioè nessuno può definire delle regole che siano assolute, che siano valide per tutti, perché poi ciascun autore riesce a trovare spunti in ambiti differenti, a trovare metodologie di lavoro diverse e così via. E poi anche rispetto alle ispirazioni, no? È sempre bello, un po' come hai detto tu, che se non ho capito male, ma se ho capito bene, insomma, condivido appieno, cioè il fatto di
ispirarsi per anni, magari guardando il lavoro di tanti autori diversi, per poi trovare una propria voce. E a me capita talvolta di conoscere degli autori in maniera approfondita e rendermi conto, man mano che tirano fuori dei riferimenti, dei loro riferimenti, rendermi conto di come loro siano riusciti a fare propri quei riferimenti, quelle lezioni di quei grandi maestri, ma senza copiarli, ma facendo evolvere in qualche maniera appunto quelle lezioni in una propria voce, nel proprio linguaggio. Beh, se vuoi proprio Guido, durante i suoi corsi, un esercizio che faceva fare era proprio quello di mettersi nei panni di, no? E metterti, non lo so, nei panni di Shore, metterti nei panni di Lee Freelander, metterti nei panni, ma perché ti aiuta, no? Ti certo. Aiuta a capire che non è solo una questione di vezzo estetico, ma proprio una modalità di pensiero diversa e di rapporto all'immagine diversa. E in questo senso sono assolutamente d'accordo con te, ma non è solo per trarre ispirazione, è proprio per capire il modo e il pensiero per rapporto all'immagine del lavoro. E dopodiché in realtà io penso che quello che faccia la differenza sia l'autenticità del lavoro, no? Nel tempo, intendo dire, magari non nell'immediato, però nel tempo restano poi i lavori che sono veramente autentici, dove c'è veramente un impegno e una forte dedizione, secondo me, a fronte naturalmente della capacità di realizzare delle immagini, che resta comunque qualcosa di estremamente importante, perché poi molto spesso ci sono dei progetti molto ben strutturati, molto colti, molto intelligenti, dove però la fotografia manca, e anche quello per me è un problema, nel senso che io comunque amo la fotografia, mi piace la fotografia, mi piace la buona fotografia, e è importante. Perfetto, quest'altra cosa che hai detto, ecco, mi trovo assolutamente d'accordo, è quella questione proprio dell'autenticità, che poi è un po' quello che in parte abbiamo detto prima, quindi che poi ha a che fare con la sincerità, ha a che fare anche col concetto di prima dell'insicurezza, no? Di non essere insicuri, ma invece di amare quello che si, il lavoro che si sta portando avanti, e poi la dedizione, che è più importante del talento, quindi un altro concetto che trovo molto importante, ecco. E voi, io, se siamo andati, ecco, a 1:11, quindi non so se vuoi aggiungere qualcos'altro. Ma sarà un anno strano, sarà un anno ricco. Sono curiosa di vedere in realtà che cosa succederà. Ho voglia di andare a vedere la mostra che non ho ancora visto allestita, nonostante sia allestita dai primi di marzo. Insomma, questo è quello che avrei voglia di fare in questo momento, se potessi scegliere. E avrei voglia di continuare quel progetto, di continuare a nuovi progetti, di lavorare a degli altri progetti che ho in corso, di finire qualcosa. Ma ci saranno tante cose da raccontare, spero. E vorrei ringraziarti per avermi dato la possibilità di raccontare in maniera, spero, non troppo confusionaria. Colpa mia in caso, non ti preoccupare. E perdo molto spesso in divagazioni, ma è proprio una forma mentis che poi si ritrova anche nel mio lavoro. Spero di aver raccontato in maniera, insomma, il più possibile chiara i progetti, o perlomeno di aver dato delle suggestioni. Ecco. Perfetto, perfetto. Io ti ringrazio, in realtà io mi auguro che ci sia modo di fare delle passeggiate assieme nelle Dolomiti e delle passeggiate assieme in Aspromonte. Mi piacerebbe guidarti in Aspromonte ed essere guidato sulle Dolomiti.
ti ringrazio tantissimo, credo che questo incontro sia stato molto molto interessante, ci hai raccontato un po' come lavori e il pensiero che poi sta dietro ad ogni tuo lavoro e fa parte proprio di quella capacità di approfondimento che secondo me è una delle tue caratteristiche, diciamo, principali, insieme a tutto quello che abbiamo detto, quindi ti ringrazio, ti faccio dei super complimenti e un grande in bocca al lupo per il futuro. Crepi. Grazie a tutti e ci vediamo la prossima settimana con il prossimo ospite che sarà Giulia Marchi. Un abbraccio a tutti.